A pochi giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo 2023, il tema dell'onnipresenza di Instagram, legata a quella dei Ferragnez, continua a tenere banco. Se la manifestazione è stata un oggettivo successo in termini di numeri e pervasività, i bilanci interni del servizio pubblico devono necessariamente andare oltre il criterio del percepito e fare i conti con le pratiche controverse sotto il profilo organizzativo. Pubblicità occulta per Instagram a Sanremo. Dopo essere stato sollevato dagli organi di stampa, primo tra tutti fanpage.it, proprio durante la settimana sanremese, il problema è arrivato anche in consiglio d'amministrazione, che nella giornata del 15 febbraio ha chiesto alla governance spiegazioni rispetto ad alcune scelte. Compatti, i consiglieri di amministrazione hanno chiesto conto del ruolo che i due influencer abbiano giocato con Instagram, spingendosi molto più in là nella struttura delle 5 serate di quella che possa essere una semplice pubblicità. E anche di come loro, così come Amadeus, ne abbiano tratto dei guadagni potenziali visto il rafforzamento dei loro profili privati e dell'influenza. È stato quindi chiesto come mai non si sia pensato a un accordo commerciale proprio con Instagram e se esistano i margini per un caso di pubblicità occulta. Il CDA ha dunque chiesto esplicitamente di poter visionare i contratti fatti a Ferragni e Fedez per capire i dettagli e comprendere se vi siano accordi riferiti proprio alla presenza di Instagram. Inoltre è stato evidenziato anche il tema della troupe Amazon Bingey, costantemente a seguito della coppia, che si spiegherebbe con la preparazione della seconda stagione della serie dei Ferragnez. Il tutto è legato a un tema di diritti d'immagine che i due influencer avrebbero ceduto solo parzialmente, cosa che si è potuta già intuire guardando il Dietro Festival, lo speciale andato in onda domenica 12 febbraio, in cui i due di fatto non comparivano mai. Facile dedurre che il loro Dietro Festival lo troveremo su Prime Video in The Ferragnez 2, nulla di strano se inserito in accordi precisi, tranne il fatto che si tratterebbe di una chiara penalizzazione per la Rai e per il suo evento di punta.